Mattia, una tripletta entusiasmante. Sì, è vero, è proprio vero. Dopo un primo tempo un po' così così, sono contentissimo di aver iniziato bene il secondo tempo con questa tripletta, poi ancora di più perché ha permesso la vittoria oggi e il raggiungimento dell'obiettivo playoff. Per te è anche un togliersi un peso, eri andato in rete alla prima presenza in casa, poi c'è stato un po' di lungo digiuno e l'hai tenuto per la serata giusta. Sì, diciamo così, mi mancava segnare, mi mancava esultare, quindi ho scelto la partita giusta, come hai detto te. Il successo ci regala i playoff, il dato è che in casa tutte le grandi o sono cadute o solo il Mantova è riuscito a fare un punto. Bisogna partire da qui per affrontare i playoff, questo atteggiamento. Sì, è vero, ne abbiamo parlato tanto in settimana, anche dopo la partita di Sesto, dell'atteggiamento della squadra, della voglia e della grinta che dobbiamo dimostrare. E oggi secondo me è stata la prova contro una squadra fortissima che ha vinto meritatamente questo campionato e abbiamo dimostrato il vero valore. Come avete vissuto i minuti finali, quel palo tra l'altro del Mantova? Sì, io ero in panchina ed ero disperato, non riuscivo quasi a guardarla la partita e ho visto molto bene il palo e è stato un sospiro di sollievo. Grazie. Grazie a voi.